Il concetto di risorsa, quando si avvia un'attività, che sia un'attività economica, che sia un progetto, è un concetto estremamente importante perché definisce le nostre potenzialità rispetto all'obiettivo che ci poniamo. Ma che cos'è una risorsa? Perché spesso si sente chi avvia un'attività dire devo trovare le risorse, devo cercare le risorse, e presupponendo che siano risorse che non ci sono e che però sarebbero necessarie. Ora, chiaramente questo è vero, se c'è una grossa impresa da fare e devo trovare delle grosse risorse, ovviamente devo trovare un modo per farlo. Però quando si parla di piccoli business, quando si parla di piccole attività, quando si parla di piccoli progetti, l'idea è quella di comportarsi come se si fosse nei capitani d'industria, dicendo ma io ho bisogno di trovare risorse economiche da investire. Ecco, e questo è un errore, perché quando si parla di risorse, in realtà dobbiamo pensare a quello che già abbiamo. Quali sono le nostre risorse? Che cosa abbiamo? Ci sono lì, le possiamo toccare, le abbiamo a disposizione, sappiamo come generarle, come usarle. Quelle sono le uniche risorse. Quelle sono le uniche risorse. Se io nella mia vita non ho mai gestito soldi, non ho mai fatto soldi, non ho mai avuto soldi, se anche a un certo punto per iniziare un'attività riesco a trovare un'ingente quantità di denaro, magari perché vinco un bando, ma non so come gestire grandi quantità di soldi, quella non è una risorsa. È un capitale da investire, va bene, ma non è una risorsa perché io non so come usarla, sbaglierò. Io quando scrivo un progetto devo pensare, che sia un progetto imprenditoriale, che sia un progetto sociale, devo pensare a quali risorse ho io veramente, quali sono disponibili, quali posso utilizzare. E questo è importante perché siamo abituati, e c'è tutta un'iconografia classica su questo, a lavorare sui nostri punti di debolezza, no? E invece noi diciamo no, lavoriamo sui punti di forza, lavoriamo su quello che c'è, su quello che è potente, su quello che sappiamo che maneggiare. Questo perché? Innanzitutto perché sappiamo come maneggiarlo, appunto, quindi è veramente una risorsa. Secondariamente, perché nel momento del bisogno, se qualcosa va storto, quella risorsa ci sarà sempre, perché è nostra, perché è interna. Quindi, quando noi scriviamo il progetto, quando noi definiamo la roadmap della nostra attività, dobbiamo sempre pensare quali sono le risorse interne, dobbiamo puntare sui nostri punti di forza e adattare il disegno del progetto in maniera tale che sia confacente, che si conformi a quello in cui noi siamo forti. È il nostro progetto, è la nostra attività. Deve essere rispondente alle nostre risorse, alle nostre capacità. Quindi focalizziamoci su quello che sappiamo fare. Se ci rendiamo conto che ci mancano delle competenze fondamentali, essenziali, allora significa che quelle lì non sono risorse interne e possiamo o decidere di cambiare il tipo di progetto, o cambiare la struttura del progetto, o lasciar perdere perché magari capiamo che quella cosa lì non possiamo farla perché non sappiamo farla, oppure cercare del partnership con altre persone che diventano parte del progetto e che diventano risorsa del progetto, ma perché sono loro a portare risorsa. E quindi, chiaramente, nella nostra visione, questo cosa significa trovare dei partner che siano collaborativi, non che siano dei fornitori. Perché il fornitore, di nuovo, non è un partner, non è risorsa, è un costo, può essere un bene strumentale, ma io ho bisogno di avere una risorsa che sia interna al progetto. Allora, se sono risorse mie, meglio. Se non riesco a trovare il modo per portare avanti il mio progetto con le risorse mie, vado a vedere se riesco a cambiare il progetto. Se non ci riesco, cerco di trovare dei partner che siano alla pari e che diventino risorse del progetto. Se tutto questo è possibile, meglio cambiare progetto.